Una volta i bambini, diciamo, con delle particolarità, venivano subito messi praticamente in questi centri di ricovero e non venivano per niente curate, per niente assistiti. E invece ho imparato che si potevano curare. E questo nome di discinetici è stato fatto dal professor Porta, che era neurologo primario neurologo dell'ospedale di Milano. Quindi la parola discinesia è nata appunto per quella. E io indicava che disturbi motori, dei particolari disturbi motori, non dipendenti dalla poliomielite, perché in quell'epoca ce n'era tantissima, e non dipendenti da altre malattie. Per cui era una cosa praticamente congenita. Dalla nascita. Che la nascita magari non si vedeva e si sviluppava magari nei mesi seguenti. E il termine discinetici era appunto dato dal fatto che i movimenti non erano normali. Sì. Non erano normali. E con questo sistema io poi ho imparato e ho cominciato a visitare a Crema certi bambini che avevano questi problemi. L'ospedale di Crema mi ha messo a disposizione subito una stanza per queste visite. Lei di Crema? Sono di Crema, sì, sono di Crema. E queste visite non venivano fatte naturalmente tutti i giorni, perché venivano raggruppate a seconda delle richieste che venivano fatte. Nel frattempo andavo anche a Roma, all'ospedale del Bambino Gesù, perché tanti bambini con questi problemi volevano essere visitati, però per loro il viaggio era lunghissimo, venire dalla bassa Italia fino a Crema. Perché c'era solo Crema? Quindi c'era. Era solo lei che faceva? C'era solo, sì, ero soltanto la prima che potevo fare queste cose, come visite. Sì. Poi dopo in un secondo tempo, molto più avanti, quando questi genitori non potevano magari fermarsi quei pochi giorni per imparare che esercizi fare con questi bambini, si fermavano in ospedale, magari nel reparto solventi con questi bambini. Allora che cosa è successo? Che essendo nato il patronato assistenza bambini discinetici, questo patronato poteva aiutare queste famiglie che dovevano fermarsi per i bambini. In un secondo tempo abbiamo aperto addirittura un centro residenziale. Allora di fronte all'ospedale c'era l'istituto della misericordia, pare che si chiamasse così, dove c'erano questi bambini che non potevano, o senza famiglia o famiglia disabile, ok, avevano occupato tutto quel locale, però una parte l'hanno riservata per noi. Sì. E allora noi abbiamo potuto fare lì così naturalmente tutto, sia il ricovero che la fisioterapia. Quindi c'era lo spazio anche per le camere dei bambini. Come era fatto questo? C'erano appunto le camere dove i bambini potevano dormire, poi c'erano delle stanze dove potevano naturalmente mangiare, c'era la palestra e c'era dei locali dove facevano la fisioterapia, diversa naturalmente da bambino a bambino. Ma la cosa importante era che ci avevamo le scuole naturalmente. Dentro? Dentro, sì. Quindi molte persone volontarie anche venivano. Maestre di Crema, sì, senz'altro. E non saranno state neanche tantissime le donne laureate in medicina? No, non eravamo in tante, erano più gli uomini naturalmente. Ma quindi lei metteva insieme il lavoro al centro di discinetici e poi lo studio, perché comunque nel frattempo prendeva le altre specializzazioni. Prendeva le specializzazioni. Ma come faceva? Nel frattempo aveva anche i figli. Ma c'era appoggiata benissimo. Perché la mia famiglia, mio papà e mia nonna mi hanno sempre aiutato, e poi dopo per fortuna c'erano tante persone che giravano per casa e mi davano una mano. Quindi i suoi genitori l'hanno incoraggiata nel suo studio e anche nella carriera. Infatti. Sì. Quindi i bambini avevano la scuola. Sì, e la mia presenza naturalmente c'era sempre. Mentre quando prima era ambulatoriale potevo, diciamo, in certi giorni non chiudere le visite e andare, come le ripeto, per esempio a Roma a visitare i bambini all'ospedale del Bambino Gesù. Invece diventando residenziale sono rimasta fissa lì in ospedale, ecco. Quindi immagino che per da qualche altra parte ha cominciato già anche a fare altri centri e curarli, insomma, ecco. Immagino che con cinque figli non sia stato facile. Guardi,
ricordo che una volta, non so bene con quale figlio nato, ho mandato all'ospedale una lettera in cui dicevo che non volevo, vista la situazione del mio reparto, non volevo assentarmi per i mesi postpartum, perché allora chi aveva un bambino rimaneva a farmi fare 3 mesi. E io invece sono andata in ospedale allo stesso, a curare il bambino, non avendo a casa un bambino piccolissimo da allattare. Perché aveva... Non so bene quale dei famosi 5 figli. Perché quelli... erano un po' diventati una parte della sua famiglia, certo, quindi questi certo, bambini. Certo, certo. Quindi c'era un grosso legame, immagino, affettivo anche nei loro confronti. Certi bambini non riuscivano, per esempio, a scrivere bene a mano, perché avevano difficoltà motorie. E allora l'Olivetti, che a Crema aveva una fabbrica, aveva costruito una macchina, questo non me lo ricordavo, me l'ha fatto vedere in mente le mie figlie, una macchina da scrivere con i tasti grossi. Di modo che questi bambini riuscivano a schiacciare i bottoni e comunicare meglio e scrivere bene. Certo. Quindi questo è servito molto per la loro socializzazione e integrazione nel mondo, naturalmente. Ho sentito che c'era una contessa qui di Crema che ha fatto... Sì, questa è stata una... Contessa Ginevra Terni. Che era la patronessa appunto di questo centro patronato assistenza bambini disciletici. Quindi che si occupava di aiutare. Di aiutare anche economicamente, e essendo naturalmente una delle prime famiglie di Crema, aveva potuto coinvolgere dal punto di vista anche economico, diciamo così, molte famiglie benestanti di Crema. E quindi da loro riusciva a ricavare quello che poteva essere certo, il centro. Perché tante volte l'ospedale non se la sentiva di pagare tante cose, capisce chi ne immagino. Immagino. Perché non faceva parte del servizio ospedaliero. Perché? Ovviamente. I banchi scolastici, per esempio, non facevano parte del servizio ospedaliero. E avevamo anche quelli. Devo dire che io ero contrario a Labio, quindi denuncio sempre il mio peccato originale, cioè quando si era trattato di fastidio. Perché li vedevo come persone che interferivano poi col reparto, che avrebbero dato fastidio. No, ma io ho sbagliato, cioè, nel senso che non lo sto dicendo. Denuncio il mio errore, perché adesso ho un'idea completamente diversa. L'esperienza mi ha fatto sì che sono preziosissime. Però ci tengo a definire questo mio peccato originale. Nel senso che, perché anche da ragione maggiore, questo mio punto di partenza all'apprezzamento che faccio. Perché sono straordinari. Ci sono addirittura persone che... Ma avevo fatto qualcosa anche sull'Abio, sul Torrazzo, avevo raccontato una storia per vedere come vanno al di là poi della loro funzione, sanno se abbiamo bisogno intervengono con discrezione. Per esempio, non so, una cosa molto bella che fanno è quando ci sono i bambini che è un atto d'amore straordinario, che vengono abbandonati dopo la nascita. La mamma dice: non posso tirarli su, finisco la gravidanza e li lascio a qualcun altro. Un atto d'amore straordinario. Cioè, questi qui, prima che il giudice la risolva, sì, ci mettono un po' di tempo. Questi qui diventano grandi grandetti, e quindi, per esempio, il fatto di organizzare qualcuno che faccia grandi braccia, grandi mani, grande coccole, Labio fa questa cosa. Cioè, sì, va al di là della sua funzione. Quando abbiamo... So, c'è stata da sollievo una mamma che era un bambino che era dentro da tanto tempo, e loro si sono prestati a fare questa operazione, per cui hanno lasciato andare a casa, stiamo noi col bambino, con turnistiche. No, ma sono oggetti in gamba, cioè, niente da dire, non potrei farne a meno. Non posso dire niente che non sia una cosa bella. Crema non lo conoscevo. Quando sono arrivato e ho visto com'era la situazione del reparto di pediatria, sono rimasto un po' male, devo dire, perché era un reparto veramente malmesso, proprio struttura vecchia, mura un po' cadenti, fili della luce che pendevano giù dal soffitto, bambini un po' accatastati, non molti, ma accatastati un po', le mamme presenti dormivano lettone, lettino, questa era l'abitudine, la suora che faceva un po' di tutto, così, ero rimasto un po' così. Ma se non fossi stato sicuro
che da lì a uno, due o tre anni, poi sono stati 3 anni in realtà, ci sarebbe stato il trasloco nell'ospedale nuovo di cui c'era già la struttura, perché la struttura che era già avanti e che si preannunciava come un buon ospedale, non sarei rimasto. Per la disinfezione delle siringhe e degli aghi avveniva in qualche modo, perché la suora, che era poi la caporeparto, perché non c'erano infermiere professionali, c'era la suora, che non so bene che qualifica professionale avesse, che metteva nella soluzione di glucosio, di zucchero, le siringhe, perché diceva che lo zucchero manteneva la sterilità, faceva bollire una volta ogni tanto, insieme agli aghi. Non c'erano gli aghi a uso e getta, c'erano gli aghi di metallo, anche abbastanza grossini come punte, e le siringhe di vetro, e così. Nella soluzione di glucosio? Sì, di zucchero, usavano di zucchero. Insomma, più o meno. Era una zona disinfettante. Fortunatamente non ci è mai capitato niente, se no andavamo a finire sicuramente male. Questo è l'intervento più urgente che ho dovuto fare. E così anche per l'impiego dei farmaci, cioè c'erano già gli antibiotici, no? Gli antibiotici anche più recenti che non la penicillina, però la penicillina dava ancora molto. L'iniezione di penicillina, non c'era la penicillina per uso orale. Sì. E lei ha modificato questo? In base a quello che sapevo, c'erano le possibilità di reazioni allergiche, di imprevisti anche. La penicillina che si usava per la profilassi della malattia reumatica, per esempio, nelle infezioni dello streptococco, erano di penicillina ritardo. Penicillina ritardo non è trasparente, la soluzione è opaca, quindi quando tu inietti, intanto devi essere ben sicuro di non essere in un vaso, sì, in una vena, in un'arteria. Secondariamente, sai che c'è un rischio che questa sostanza possa malauguratamente, se non in un'arteria che ti accorgeresti subito perché esce il sangue subito, ma nella vena, in una vena piccola, potrebbe non essere così. E questo potrebbe costituire un pericolo, perché può avvenire una embolia da questa sostanza pesante che era la soluzione di penicillina ritardo. Questo è un esempio, per esempio. Non sapevano l'aiuto che c'era, non conosceva questa sindrome che era già stata descritta da alcuni anni. Ecco, per esempio, una delle cose che mi vengono in mente adesso. Lei, dottoressa, invece è arrivata quando nell'ospedale nuovo? Io nel 73. Sono quindi con l'ospedale nuovo. Sì. Cosa ha trovato? Qual è stata la... Dunque, questi racconti li conoscevo. Ho trovato un reparto di pediatria molto nutrito, perché c'erano tantissimi bambini ricoverati. Ricordo che erano tutte le stanze a 3 letti, avevamo il soggiorno e spesso questo soggiorno era occupato tutto. Avevamo circa 1200 nati, e per questi bambini erano nelle culline, e quando le culline erano completamente occupate li mettevamo sul lettone uno dietro l'altro, perché non c'era più neanche la culina. I bambini allora di che cosa si ammalavano? Prematuri non ce n'erano. Devo dire che in quel periodo lì, quando sono arrivato al 1965, la competenza del nido, cioè dove c'erano i neonati, non era del pediatra, competente era l'ostetrico. E solo nel 1968, con la prima riforma ospedaliera che c'è stata, il ministro della sanità era un toscano, adesso non mi ricordo il nome, un toscano che dicevano che era un po' matto, però questo qui era
molto azzeccata, cioè ha detto: da domani, da quando entra in vigore la legge, la competenza del nido, dei bambini del nido, è della pediatria. Ecco, allora, questo solo però nel 1968, fino ad allora per 3 anni l'ostetricia faceva, l'ostetrice e la pediatria neonatale, diciamo. Certo, certo. Ti chiamavano se proprio c'era un bambino che stava male, allora sentivano il parere del pediatra. E poi già funzionava una patologia neonatale e c'erano allora, quando inizia qui, già parecchi prematuri. Per un periodo, per un po' di anni, poi avevamo dovuto gestire proprio anche il prematuro con l'espertissimo dottor Professor Serra, che chiamavamo 4-5 volte per notte. Addirittura? Sì, sì. Perché, no, perché sembra una cosa assurda, ma le vene dei pazienti potevano essere solo prese dai medici. Tu pensi in un bambino quante volte, anche in una notte, essendo ce ne tanti, perdevano solo la vena. Le infermiere non potevano prendere l'accesso venoso, dovevamo farlo solo noi, ma per tanti anni, cioè almeno per 10 anni della mia professione, dovevamo farlo solo noi. Quindi la chiamata era per il bambino che stava male, chiaramente, perché non c'era il pediatra di turno, ma c'era un medico solo per tutto l'ospedale, ma anche solo per prendere un accesso venoso, quindi le chiamate erano tantissime. E per un po' di anni abbiamo gestito anche la patologia neonatale facendo funzionare anche i respiratori. Avevamo anche i respiratori. Quindi perché anche quelli dovevano farli funzionare? Cioè non... Dovevamo farli funzionare noi. Cioè l'attività della patologia neonatale è diventata strutturata con i respiratori quando un bel giorno noi, che eravamo in pochissimi, abbiamo detto: anche se ci dicono di no, noi questi bambini di notte non li lasciamo, cominciamo a fare una guardia attiva. Ed è stata una guardia attiva volontaria che facevamo contro il parere del direttore sanitario, che invece sosteneva quindi che potevamo tranquillamente fare a meno, che i bambini potevano curarli di notte, anche il chirurgo, l'otorino, via dicendo. Figurati dei bambini che pesavano 1,9 kg col respiratore attaccato. Quindi senza la figura del pediatra? Senza la figura del pediatra, senza assolutamente la figura del pediatra. Noi per anni, nel primo periodo della mia professione, direi 10 anni, facevamo le guardie per tutto l'ospedale, c'era un solo medico per tutto l'ospedale, per tutti 800 malati erano allora. E come facevamo? Come facevamo? Ve lo dico subito. Dunque, arrivavamo di sera e cominciavamo a fidarci a Dio, la prima cosa. La seconda cosa, cominciavamo a vedere quali erano gli infermieri più esperti. Sì. E quindi... poi vedevamo i malati che erano segnalati, che potevano essere 5 in chirurgia, 2 in otorino, 7 in medicina e via dicendo. E in base alla fiducia che avevamo dall'infermiere cominciavamo a vederli. Li visitavamo tutti, poi ritornavamo la seconda volta a visitarli e finalmente la notte finiva. Però di notte quasi sempre avevamo un morto almeno. Ma lei deve sapere che quando io ho iniziato la mia professione, sembra veramente assurdo, non c'era il radiologo reperibile, non c'era il laboratorista reperibile, c'era solo il medico e il chirurgo. Quando noi dovevamo fare l'esame di emotrasfusione ai bambini, dovevamo prendere l'ambulanza e mandarle a Lodi a fare la bilirubina, a fare tutti gli esami che ci servivano, vero professore di notte? Facevamo così perché la radiologia funzionante, il laboratorio funzionante è arrivato dopo circa 10 anni. Perché adesso ci sono tanti medici, ma nel nuovo ospedale eravamo in pochissimi. Un anno abbiamo lavorato solo il professore e io, Pasqua, Natale, vigilia di Pasqua, sempre. Abbiamo passato dei Natali insieme con i pazienti gravi, non c'era nessuno, professore. La nostra realtà si è sviluppata, perché di questo posso parlare io, la gastroenterologia pediatrica, sì, che è stata una realtà importante per questa struttura ospedaliera, perché la cosa è nata così: c'era una forte gastroenterologia dell'adulto, sì, certo, conosciuta a livello nazionale e internazionale.
Allora il direttore della gastroenterologia dell'adulto aveva detto: ma perché non sviluppiamo anche una gastroenterologia pediatrica? Inizialmente abbiamo iniziato con poco, poi questa è diventata una realtà nazionale. Un punto di riferimento nazionale insieme ad altri pochi reparti, ad altre poche strutture in Italia. C'è un'attività utilissima che noi abbiamo fatto, siamo stati qui, devo dar merito a chi c'era con me, compresa Tiziana, che quando siamo imbarcati terzi in Italia, forse secondi o terzi, in una modalità di assistenza che si chiama osservazione breve. Ora, l'osservazione breve è una modalità di assistenza in cui alcune situazioni acute vogliamo vedere, sappiamo che hanno bisogno di un'esigenza terapeutica breve o di un'osservazione per sapere che tipo di soluzioni prendere. Quindi noi non ricoveriamo un bambino, ma lo teniamo per un tempo limitato, massimo 24, qualche volta 36 ore, e a quel punto lì o la cosa si può risolvere e si manda a domicilio, oppure si non si risolve, allora si ricovera. È una sorta di cuscino tra pronto soccorso e ricovero. Non sempre noi riusciamo a esaurire tutto con l'attività di pronto soccorso, era impossibile e diventava veramente era un vincolo il fatto che si avessero soltanto l'alternativa di missione e ricovero. Certo. Comunque il ricovero di un bambino è comunque impegnativo per la famiglia, per il bambino stesso, eccetera. Questa è la prospettiva che voglio. Infatti nell'area pediatrica ci sarà un'area di pronto soccorso, un'area di osservazione breve, intensiva, poi un'area ambulatoriale esattamente nella stessa struttura. Non so se una volta quando si parlava di area pediatrica si parlava materno-infantile, ci si metteva dentro, adesso no. Cioè la ginecologia, adesso la ginecologia e il bambino sono un'altra parte. Sì. Però l'area pediatrica comprenderà tutta l'attività pediatrica, compresa l'attività ambulatoriale, in un'unica soluzione, in un unico luogo adatto al bambino. Io ho un'opinione di questo genere, che la pediatria è l'unica branca della medicina che si deve occupare del bambino intero. È la medicina generale del bambino. Perché noi, come pediatri, dobbiamo occupare del bambino ortopedico, del bambino neurologico, del bambino nefropatico, dobbiamo avere una competenza come un po' i vecchi medici che devono occuparsi di tutto. E questa è la bellezza della pediatria. Non possiamo esistere, non siamo delle isole, siamo all'interno di una serie di relazioni a cui sono delle persone a cui noi inviamo, a cui noi chiediamo, perché nell'ambito della relazione c'è anche il fatto che dico alla persona che mi conosce: sono in questa condizione, per favore cosa ne pensi tu? Quindi è essere all'interno di un percorso di cura condiviso. Tante volte mi dicono: non veniamo a partorire prima perché non c'è la patologia neonatale. Certo che c'è la patologia neonatale, una patologia neonatale strutturata in questo modo qua, che finché so che ci arrivo io e sono sicuro ti tengo, se no ti metto nelle mani di qualcuno che sa il suo mestiere. E questo mi sembra un atteggiamento giusto e corretto. Quindi non è che non c'è una patologia neonatale, c'è una patologia, e come se c'è. Ma la grande problematica dell'adolescenza è il disagio adolescenziale. Certo. Questa è una problematica che deve essere affrontata assieme, comunque principalmente alla neuropsichiatria infantile, perché è il disagio adolescenziale noi lo possiamo rilevare, ma non abbiamo competenze poi per poterlo affrontare. Certo. Per esempio, anche un disagio adolescenziale, per esempio, del malato cronico, bambino diabetico che diventa adolescente e con tutte le negazioni, lì c'è bisogno di un supporto, lì c'è da lavorare insieme, anche se poi il supporto non possiamo darlo noi pediatri, perché un supporto per aiutare il ragazzino a passare questa difficile fase in cui tendono a negare la loro malattia, si fa fatica a fargli capire che quella è una brutta compagnia, ma potrebbe non essere l'unica, nel senso che all'interno di quella compagnia, la compagnia di quella malattia, ci sono tante cose che possono essere fatte. L'adolescente vede la libertà con la possibilità di fare tutto e quindi portarlo a una dimensione più adulta della libertà, come all'interno di un contesto, non è facile, è un percorso. Già siamo fatti con quelli che non hanno niente, immaginiamoci con queste persone che hanno un limite. Lì è un qualcosa da pensare. Deve essere stato veramente, anche per le famiglie immagino, anche le famiglie che prima pensavano di avere un bambino incurabile, diciamo così, quindi deve essere stato anche per loro... Ah, ma
certo, importantissimo, altro che importantissimo, infatti i genitori erano sempre, mi erano riconoscenti per questo fatto, proprio mi volevano bene, mi volevano bene. Mi ricordo di un bambino, di una signora di Napoli, per esempio, che l'ho conosciuta e mi ha portato il suo bambino esattamente 60 anni fa. E da allora quella signora tutti gli anni, quando è Pasqua, mi manda la pastiera, che è una specialità di Napoli, fantastico, e a distanza, come le ripeto, di 60 anni. Il bambino è particolare, tu non è che tu il bambino lo devi fare, spesso dico non devi fare il bambino, ma devi esserci, poi puoi anche esserci, per esempio io ho un modo di esserci molto fisico, molto spesso faccio finta di picchiarli, cioè per come modalità della relazione, ma loro percepiscono se tu ci sei o non ci sei, se non ci sei puoi fare tutte le moine di questo mondo, il bambino ti respinge. Se tu ci sei con un modo di essere anche così, chiamiamolo così, esuberante, poco bambinesco, vabbè, loro percepiscono la tua realtà e ti rispondono in maniera assolutamente positiva. Nel momento in cui il bambino sente che lui c'è, che tu sei lì per lui, il bambino diventa molto più docile. Direi che se dovete parlare con la neuropsichiatria infantile, che ha già un carico di lavoro molto alto, però secondo me questa è un'area da sviluppare. Sono i nuovi poveri, sono le persone che con più facilmente si maltrattano, perché non sono in difesa. Quindi il vero problema di questa multiculturalità che abbiamo è che l'operatore deve sapere che deve avere per quella persona un'attenzione in più, perché quella persona non protesterà mai se tu lo tratti male, perché non può farlo. Ripeto, quando parlavo della bellezza lo fanno i pediatri questo. Poi si stabilisce una continuità. Io adesso qui, cioè, mi sento un po' lo zio dei bambini che ho curato, che adesso ormai sono grandi, per cui mi permetto di dire cose che devo dire. No, ma comunque una cosa, prendo confidenza con loro che sono veramente un grande ritorno di valore per me.